Buon pomeriggio a tutti, ciao, ci troviamo qui di nuovo collegati per l'ultimo incontro di questa sessione primaverile di casi clinici che direi è andata molto bene per la partecipazione se non altro in differita, ecco, in presenza tra virgolette, cioè in reale purtroppo gli impegni sono sempre numerosi, però vedo che poi i collegamenti a distanza da remoto avvengono e probabilmente non solo da parte di noi Liguri, e quindi questo ovviamente ci fa molto piacere. Vi dico una cosa tecnica che riguarda il fatto che la seconda sessione inizierà appunto in autunno, quindi verso ottobre, e che arriverà un link diverso per il collegamento, diciamo, alla seconda sessione dei casi clinici. Il link arriverà verso settembre. Quindi chiedo a tutti coloro che si vogliono iscrivere, anzi che coinvolgano anche altri, per aumentare ovviamente il numero degli iscritti, di ricordare questa cosa, insomma, che bisogna rinnovare l'iscrizione. Non vi rubo altro tempo, do la parola a Giancarlo che ci dice il titolo di questo caso e iniziamo. Grazie Elena, il titolo del caso è un po' inquietante, si intitola E ora che si fa? Lo presentiamo dal Galliera di Genova, lo presenta Giulia Bischi che è specializzata in medicina interna all'ultimo anno, coadiuvata da Marco Castellaneta che è dietro che non si vede, eccolo qua, che farà un pochettino da discussant. Vorrei che partecipasse anche Andrea Guastalla, ma non ho capito se è collegato come partecipante, adesso cercheremo. Va bene, dai, direi Giulia può incominciare. Condividiamo lo Sì, schermo. Andrea c'è, lo dico io perché lui, essendo partecipante, probabilmente non riesce a interagire, ma c'è, ho visto che c'è. Quello verso come partecipante. Qual è il tuo quest'anno? Dobbiamo però No, questo Pronto. buongiorno a tutti. Il nostro caso clinico tratta di un uomo di 61 anni. In anamnesi patologica remota si segnalava esclusivamente una paralisi del settimo nervo cranico all'età di 32 anni. I disturbi iniziano a partire da luglio 2021 con la comparsa di dolori muscolari diffusi, in particolare agli arti inferiori. Nel sospetto di polimialgia reumatica si avviava prednisone 25 mg. Nel frattempo, la stessa estate, si verificavano due episodi sincopali, nello specifico il primo mentre il paziente si recava in bagno e pertanto interpretato come neuromediato. Il secondo invece mentre il paziente era sdraiato a letto nell'intento di cambiare posizione. Nel frattempo si eseguivano gli esami ematochimici con riscontro di un rialzo degli indici di ploposi. Per indagare quindi questa sintomatologia similpolimialgica, a settembre del 2021 si eseguiva una TAC e quindi una PET, con riscontro di una lesione renale sinistra sospetta con coinvolgimento linfonodale e osseo. A novembre del 2021 il paziente veniva ricoverato in neurologia per la comparsa di parestesie agli arti inferiori e successivamente alle mani. Durante la degenza si eseguiva uno studio elettroneurofisiologico con riscontro di un quadro multineuropatico motorio caratterizzato da importanti segni di demielinizzazione segmentale prossimale con plurimi blocchi di conduzione e risparmio delle conduzioni sensitive. Si poneva quindi una diagnosi differenziale tra una sindrome di Guillain-Barré e una radicolopatia di Simone. Si eseguiva quindi una rachicentesi con riscontro di iperproteinorrachia e si ricercavano gli anticorpi antigangliosidi che risultavano negativi. Si somministrava un ciclo di immunoglobuline per via endovenosa con parziale beneficio sulla clinica. E si dimetteva al paziente con una diagnosi di poliradicoloneuropatia subacuta paraneoplastica. Il 28 dicembre il paziente veniva sottoposto a un intervento chirurgico. Giunto all'esame intraoperatorio positivo per malattia neoplastica, si procedeva quindi a una nefrectomia radicale sinistra con linfadenectomia paraortica.
L'esame istologico confermava appunto la presenza di un carcinoma a cellule renali, variante a cellule chiare, con metastasi paraortica e metastasi ossee, in particolar modo con interessamento della quinta costa di destra e di alcune vertebre sacrali. Il 10 gennaio, per la comparsa di edemi agli arti inferiori, si eseguiva un eco color Doppler con riscontro di trombosi venosa profonda bilaterale delle vene gemellari. Inoltre, all'arto superiore di destra, si evidenziava una trombosi venosa completa della basilica e parziale superficiale della cefalica di destra. Si avviava pertanto terapia anticoagulante con fondaparinux 7,5. Dopo una decina di giorni, quindi all'incirca il 20, dopo il 20 gennaio, il paziente veniva sottoposto a un primo ciclo di trattamento immunologico con pembrolizumab, che è un anticorpo monoclonale anti-PD-1 impiegato in diverse malattie neoplastiche avanzate, e si somministrava anche axitinib, un inibitore delle tirosine chinasi. Per quanto riguarda l'anamnesi farmacologica, quindi la terapia domiciliare del paziente, prevedeva l'impiego di prednisone 25 mg, che ormai il paziente assumeva da luglio, del protettore gastrico, del gabapentin per il controllo del dolore neuropatico, la duloxetina, l'arixtra e anche il vinocrit. Il 25 gennaio il paziente giungeva in pronto soccorso per la comparsa di febbre da 3 giorni. Si eseguiva un attacco torace addome che riscontrava 2 noduli polmonari, uno di 7 e uno di 3 mm, e a livello della roggia renale di sinistra una raccolta pluriconcamerata estesa per circa 10 cm. Queste sono le immagini TAC della raccolta, che entra in stretto rapporto con l'aorta addominale, con la coda del pancreas, con la milza, col surrene, col profilo laterale del muscolo psoas e con l'arteria mesenterica superiore con trombosi della stessa. Agli esami ematochimici si mostrava un rialzo degli indici di flogosi in assenza di leucocitosi e un'insufficienza renale acuta, con una creatinina che passava da 1,2 successivamente rapidamente a 1,9. Nel sospetto quindi di uno stato settico secondario a una patologia ascessuale, si avviava in pronto soccorso terapia con piperacillina tazobactam. Il paziente veniva quindi ricoverato nel nostro reparto di area critica medica e nel corso del ricovero si assisteva a una persistenza di iperpiressia e un andamento altalenante degli indici di flogosi, nonostante la somministrazione di diverse terapie antibiotiche. Come appunto si evince dalla slide, abbiamo fatto Merrem, Linezolid, successivamente Ceftobiprole e quindi poi Caspofungina. Nel frattempo si posizionava un drenaggio per la raccolta nella loggia renale con fuoriuscita di scarso materiale su cui si eseguivano plurimi culturali tutti negativi. L'analisi chimica mostrava per l'appunto un quadro compatibile con materiale chiloso. Si eseguivano quindi emoculture, urinoculture, si ricercava il beta-glucano, tutte analisi sempre negative. Inoltre, visto il quadro di febbre di origine sconosciuta, si ripeteva una PET che risultava invariata rispetto a quella eseguita a settembre. Nonostante appunto le plurime terapie antibiotiche, il paziente continuava ad avere febbre e anche sintomatologia appunto neurologica. Nel frattempo però di giorno in giorno comparivano nuovi sintomi, sinonimo appunto di un peggioramento del quadro clinico. In particolar modo il 2 febbraio il paziente ha iniziato a manifestare dolore testicolare con una diagnosi poi clinica e radiologica compatibile con epididimite. Dopo un paio di giorni, nell'intento di alzarsi dal letto, il paziente avvertiva un forte dolore testicolare, cui seguiva un episodio sincopale, con un dubbio deficit stenico all'arto superiore di destra alla ripresa. Inizialmente questo episodio è stato interpretato come vasovagale, ma a seguito di una valutazione neurologica integrata a studio tachencefalo e risonanza magnetica, è stato interpretato invece come possibile TIA. Vista la mancata risposta alla terapia antibiotica, si procedeva per un washout da tale terapia con ripetizioni degli esami culturali, sempre negativi.
Posto pertanto il sospetto di patologia non infettiva, il 7 febbraio abbiamo avviato metilprednisolone 125 mg. Nel giro di 24 ore si è assistito a un netto miglioramento sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista degli esami di laboratorio, con riduzione degli indici di ploglosi e un miglioramento anche dei valori di creatinina. Dopo 5 giorni di terapia di corticosteroide ad alte dosi, si è effettuato quindi un tentativo di riduzione della posologia dello steroide a 75 mg. Questo però ha visto un nuovo peggioramento degli esami ematochimici, per cui successivamente abbiamo reincrementato la dose con conferma di un nuovo miglioramento sugli indici di ploglosi e sulla creatinina. Nel frattempo, il 15 febbraio è stato ripreso laxitinib e il 16 febbraio sono pervenuti i risultati dell'autoimmunità che avevamo inviato una volta sospettata la patologia non infettiva. Si riscontrava infatti una positività IC ANCA 1 a 160. Il 18 febbraio, poco prima del giro visite, veniamo chiamati dal personale infermieristico per la comparsa di febbre. Inizialmente il paziente si presentava soporoso, ma comunque risvegliabile. Nel giro di pochi minuti il paziente era in arresto cardiocircolatorio. Abbiamo quindi provveduto alle manovre rianimatorie con somministrazione anche di adrenalina 1 mg, con ripresa quindi dell'attività cardiaca e dello stato di coscienza. L'ECG alla ripresa mostrava un ST sovralivellato in sede anterolaterale. L'ecoscopia mostrava un'ipocinesia del setto anteriore distale e della parete laterale distale. Si somministrava quindi duplice terapia antiaggregante e si inviava al paziente ad eseguire una coronarografia, che però risultava negativa per lesione Calprit. Nel frattempo, le emoculture eseguite quello stesso giorno risultavano negative. Per indagare quindi la causa dell'arresto cardiaco, si eseguiva una risonanza magnetica cardiaca e una TAC coronarica. Inizialmente la risonanza magnetica cardiaca era risultata negativa, ma visto il nostro forte sospetto di patologia infiammatoria in atto, si richiedeva una seconda analisi che confermava invece il riscontro proprio di miocardite. Per però la diagnosi definitiva, visto il sospetto forte di vasculite, era necessaria comunque una diagnosi istologica. Quindi si richiedeva una revisione dell'istologico del rene, che però mostrava solo dei minimi aggregati linfocitari a livello dell'interstizio. Inoltre, il paziente nel corso del ricovero manifestava alcuni episodi di epistassi, che tra le altre cose riferiva a verificarsi anche al domicilio. Ad un'analisi macroscopica da parte dello specialista otorinolaringoiatra, inizialmente pareva confermarsi, comunque esporre il sospetto forte di granulomatosi di Wegener, che però non si confermava poi all'esame istologico. Insieme quindi dei sintomi lamentati dal paziente, ovvero la mononeurite multipla, l'epididimite, la miocardite e il riscontro dei CIANCA positivi, ci hanno fatto sospettare appunto e entrare nel mondo delle vasculite anche associate. Secondo le ultime linee guida del 2021 dell'American College of Rheumatology, vi sono tre tipi di vasculite anche associate: la granulomatosi con poliangioite, conosciuta anche come granulomatosi di Wegener, la poliangioite microscopica e la granulomatosi eosinofila con poliangioite, conosciuta anche come Churg-Strauss. Ok, questo non si capisce bene, però si vedeva meglio. Comunque, fondamentalmente, queste tre vasculiti hanno in comune il coinvolgimento dei piccoli e dei medi vasi, inoltre il coinvolgimento sistemico multiorgano. L'eziologia è multifattoriale, può esserci una componente genetica, in particolar modo l'HLA-DP1 per la granulomatosi con poliangioite, l'HLA-DQ per la poliangioite microscopica, e l'HLA-DRB4 per la granulomatosi eosinofila. L'aspetto istologico anche è differente nelle tre tipi di vasculiti. Abbiamo una vasculite granulomatosa necrotizzante per la forma con la granulomatosi con poliangioite, nella poliangioite microscopica una vasculite senza però la presenza di granulomi e nella forma eosinofila una vasculite granulomatosa con anche un infiltrato eosinofilo.
In generale, i distretti più colpiti sono le vie respiratorie e i reni. Nello specifico, la granulomatosi con poliangioite coinvolge il naso, i polmoni e il rene con un quadro di glomerulonefrite pauci-immune. La poliangioite microscopica a livello renale può manifestarsi come una glomerulonefrite rapidamente progressiva e a livello polmonare come un'emorragia alveolare, mentre invece i pazienti con una granulomatosi eosinofila solitamente in anamnesi hanno una storia di asma, possono presentare neuropatia periferica e hanno eosinofilia periferica. E il scontro degli ANCA, anche questi di rimente, C-ANCA, quindi antiproteinasi 3 per la granulomatosi con poliangioite, mentre P-ANCA per la poliangioite microscopica e la granulomatosi eosinofila, P-ANCA quindi antimieloperossidasi. Allora, per quanto riguarda invece la diagnosi, sono stati approvati dall'American College of Rheumatology dei criteri diagnostici che permettano di differenziare tra di loro le tre vasculiti. Difatti, questi non sono appropriati per stabilire se il paziente abbia o meno una vasculite, ma devono essere utilizzati quando c'è una diagnosi di vasculite dei piccoli e dei medi vasi e quando siano state escluse tutte le cause potenziali che mimano una vasculite. Quindi, a seconda dei sintomi e dei segni che manifesta il paziente, si sommano o si sottraggono dei punti. Per la granulomatosi con poliangioite e per la poliangioite microscopica il punteggio deve essere totale, deve essere maggiore di 5. Per la granulomatosi eosinofila invece maggiore di 6. Prendendo ad esempio il nostro caso clinico, il paziente aveva epistassi, aveva la positività ai C-ANCA e aveva i noduli polmonari, sebbene piccoli, con un punteggio comunque di circa 10. Ok, questi invece sono dei principi di trattamento. Innanzitutto, prima di definire il tipo di terapia da intraprendere, bisogna definire lo stato della malattia: attiva, severa, non severa, in remissione, refrattaria o recidiva di malattia. Per malattia attiva si intende una nuova o persistente o un peggioramento dei segni e sintomi clinici attribuibili alle vasculite anche associate e non correlate a un danno precedente. Per quanto riguarda invece la malattia severa, si intendono, sono quelle manifestazioni multiorgano che possono essere pericolose per la vita del paziente, ad esempio una glomerulonefrite, l'emorragia alveolare, un coinvolgimento del sistema nervoso centrale, mononeurite multipla e il coinvolgimento cardiaco. Per malattia non severa, invece, si intende una vasculite che manifestazioni d'organo che non siano pericolose per la vita del paziente, quindi rinosinusite, asma, lesioni cutanee non complicate. Per patologia in remissione si intende l'assenza di segni e sintomi clinici attribuibili alle vasculite in corso a seguito di una terapia immunosoppressiva. Per malattia refrattaria, al contrario, si intende la persistenza di malattia attiva nonostante un'adeguata terapia immunosoppressiva. E per recidiva, infine, si intende la ricomparsa di una sintomatologia di malattia attiva a seguito di un periodo di remissione. Per quanto riguarda il trattamento, in generale, si utilizzano i corticosteroidi ad alte dosi, per via endovenosa o per via orale, e i farmaci che inducano la remissione, il metotrexate, l'azatioprina, il bicofenolato mofetile, il ciclofosfamide, rituximab e mepolizumab. Questo è uno schema sempre tratto dalle ultime linee guida del 2021 per il trattamento della granulomatosi con poliangioite e della poliangioite microscopica, per quanto riguarda però la malattia attiva severa e attiva non severa. Quello che cambia sostanzialmente nelle due forme è il tipo di immunosoppressore da utilizzare. Tant'è vero che nelle forme attive severe si predilige il rituximab in associazione ai corticosteroidi, mentre invece per le forme attive non severe si predilige il metotrexate in associazione ai corticosteroidi. Vista quindi la complessità, tornando al nostro caso clinico, vista la complessità del quadro, abbiamo richiesto una valutazione immunologica da parte del nostro collega Andrea Guastalta per decidere la migliore strategia terapeutica per il paziente. Si avviava quindi immunoglobuline endovenose a dosaggio immunomodulante
allo scopo di tentare un tapering steroideo, senza però avviare una terapia immunosoppressiva, visto il tipo di paziente con patologia neoplastica avanzata, eccetera. Il paziente veniva dimesso in data 11 marzo con prednisone 75 mg e successiva valutazione oncologica ed immunologica per il follow-up. Al momento della dimissione il paziente presentava una fistola cutanea in sede di pregresso drenaggio, che tra le altre cose continuava a spurgare durante il ricovero materiale chiloso. A tal proposito, l'axitinib potrebbe aver favorito l'insorgenza in quanto presenta tra gli effetti indesiderati proprio le complicanze nella guarigione delle ferite. Gli esami ematochimici al momento della dimissione vedevano una risoluzione degli indici di ptosi e una creatinina appunto nella norma. Allora, questo è un piccolo schema, non so se si vede bene, spero di sì, comunque degli eventi che sono in ordine cronologico di questo paziente. Ad un'analisi, diciamo, andando a ricercare la documentazione precedente del paziente, erano già stati riscontrati a ottobre del 2021 una positività IC-ANCA 1,80. Quello che però si evince da questa slide è il possibile coinvolgimento del pembrolizumab nel peggioramento, diciamo, del quadro generale. Tant'è vero che prima di tale somministrazione il quadro predominante era di tipo neurologico. La trombosi che si è verificata, diciamo, a gennaio potrebbe invece essere una conseguenza della somministrazione delle immunoglobuline durante il ricovero in neurologia o comunque nel contesto di un quadro paraneoplastico. Come invece abbiamo già visto, a seguito della somministrazione di pembrolizumab sono comparsi nuovi sintomi, quali l'epididimite, la miocardite, il peggioramento comunque dell'assetto neurologico. Quindi la nostra domanda è: e ora che si fa? Il paziente necessiterebbe quindi di una terapia oncologica per il trattamento appunto della lesione renale, che però potrebbe peggiorare la patologia autoimmune. D'altra parte, il paziente necessiterebbe di una terapia immunosoppressiva che però andrebbe a peggiorare d'altra parte il tumore. Io quindi passo la parola ad Andrea Guastalla, che concluderà quindi la nostra presentazione. Allora, buon pomeriggio a tutti. Condivido lo schermo. Si vede qualcosa? Sì, si vede molto. Ecco. Allora, sì. Bene. Allora, io ovviamente in qualità di discussant non ho preparato una vera e propria relazione, ma sono più che altro spunti di riflessione che questo caso ha fatto emergere. E in questa carrellata di diapositive cercherò di farvi così entrare dentro quello che è stato un po' il mio ragionamento. Allora, tutto inizia da che cos'è e che cosa fa il pembrolizumab, perché poi effettivamente che questo paziente avesse una vasculite primitiva o secondaria tutto sommato potrebbe essere irrilevante a una valutazione a posteriori, cosa che poi effettivamente abbiamo fatto e stiamo facendo. Quindi inizierei da che cos'è il pembrolizumab. È un anticorpo monoclonale diretto contro il PD-1. Partiamo dalla fisiologia, un rapidissimo excursus. Il PD-1 è un recettore che costituzionale del linfociti T, i quali sono i direttori d'orchestra del nostro sistema immunitario e che dirigono le varie risposte. Il ruolo centrale, naturalmente, dei linfociti T è distinguere ciò che è self da quello che non è self, quello da aggredire, cioè quello da non aggredire e quello da aggredire. Per farlo utilizza il TCR, che è il suo recettore proprio, che va a combaciarsi con le cellule presentanti l'antigene e determina se
quello presentato è materiale proveniente, è un antigene proveniente dal self o dal non self, se disgraziatamente nel processo di maturazione, selezione negativa che avviene a livello timico, vi fosse qualche linfocita autoreattivo, la natura ci aiuta, perché l'attivazione dell'infocita T non avviene solo attraverso TCR, ma avviene anche attraverso una serie di altri recettori, fra cui appunto il PD-1, il quale si va a legare al PD-L1 o 2, che sono ligandi costituzionali delle cellule self, e questo induce una risposta inibitoria riducendo la secrezione di interferon gamma e interleuchina 2, e quindi riducendo sostanzialmente la pressione e la capacità di attivazione del sistema immunitario. Va da sé quindi che un anticorpo che va a legare il PD-1 e quindi spiazza il legame fra PD-1 e PD ligando, toglie il freno inibitorio e quindi aumenta la capacità dei linfociti T di attivarsi. Se i linfociti T sono i CD8 citotossici, questo si traduce effettivamente nella aggressione fisica nei confronti di quella determinata cellula. Sono cellule quindi diciamo costituzionalmente presenti nel nostro organismo, e il PD ligando è presente specialmente in alcuni tipi di tumore, ed è la ragione per cui e ovviamente l'immunoterapia è una nuova frontiera della terapia oncologica. Però questo rende ragione di tre considerazioni. La prima ovviamente è l'utilizzo come farmaco oncologico, e di questo abbiamo parlato. La seconda e la terza sono strettamente collegate, cioè è evidente che se in natura vi è un linfocita autoreattivo, potenzialmente questo aggredisce, e se abbiamo evidenza che questi linfociti ci sono perché già una patologia autoimmune è in atto, evidentemente questa risposta può essere amplificata, ed è esattamente quello che è successo al nostro paziente. Ora, gli effetti tossici del pembrolizumab, in generale dell'immunoterapia, sono studiati da anni, cioè sono studiati sostanzialmente da quando sono iniziati gli studi, se ne conoscono diversi effetti. In genere nella stragrande maggioranza di pazienti dà solo una colite a vari livelli e che non è ostativa per proseguire la terapia, e invece ci sono descritti in letteratura quadri di veri e propri vascolite. Ora ho inserito uno studio del 2018, in cui è uno dei studi più grossi che è stato fatto, in cui si presentavano 53 casi di sospetta vasculite, di cui 20 sicuramente confermati all'istologia, e di questi 20 non solo si associava alla somministrazione del pembrolizumab, ma veniva anche esplicitato come l'avevano trattato, e tutti quanti sostanzialmente l'avevano trattato con la sospensione dell'immunoterapia e boli di steroide a scalare con risoluzione del quadro. Vasculite di varia gravità e con vari organi target, fra cui anche in questo case report che vi ho segnalato, anche a livello cardiaco, non solo come una miocardite, ma anche come una vera e propria vasculite del miocardio. Questa è una piccola curiosità. Non sapremo mai evidentemente se il nostro paziente ha avuto una miocardite o ha avuto una vasculite del miocardio, però in questo caso è stata effettuata una biopsia endomiocardica, e quindi c'è stata la dimostrazione che il pembrolizumab ha provocato vasculite del miocardio. Le ultime tre slide sono per stressare alcuni concetti che però Giulia ha esplicitato secondo me molto bene. Il primo dei quali è che, possiamo dire parafrasando Boscov, vasculite è se l'anatomopatologo te lo dice, quindi è mandatoria la biopsia. Per quanto forte possa essere il nostro dubbio clinico e suffragato anche da evidenze laboratoristiche, fattivamente la biopsia è comunque mandatoria per la diagnosi definitiva. E come giustamente Giulia ci ha fatto vedere, ha una diagnosi di vasculite anche associata
segue una terapia che si fonda sui glucocorticoidi associati a DMARDs o altri immunosoppressori a seconda della gravità di presentazione. E in tutto ciò però le immunoglobuline dove stanno? Perché abbiamo pensato alle immunoglobuline? Beh, intanto perché comunque hanno una larga evidenza a livello, diciamo, di letteratura, ancorché non inserite nel protocollo, diciamo, nelle linee guida standardizzate della terapia, del management per la vasculite anche associate, ma hanno una nutritissima letteratura. E questo che vi riporto, vi consiglio di leggerlo perché è un bellissimo articolo, una bellissima meta-analisi in cui si vede chiaramente come le immunoglobuline a dosaggio immunomodulante, quindi 0,4 pro chilo per 5 giorni, quello che abbiamo fatto al paziente, riducono in maniera statisticamente significativa sia il BIVAS, sia la PCR, sia migliorano il performance status del paziente. Quindi, riassumendo, eravamo di fronte a un paziente evidentemente complicato, evidentemente con una forma immunomediata che poi possiamo definire vasculite, ancorché non si abbia documentata a livello istologicamente, ma che evidentemente è stata anche slatentizzata dal pembrolizumab. Sulla base di quello che abbiamo visto, il pembrolizumab non solo ha un'emivita, ma ha un'attività biologica che è piuttosto variabile e che quindi nel singolo soggetto non è prevedibile e quantificabile a priori, e d'altro canto era un paziente fragile che è stato settico sicuramente e che però evidentemente è anche un oncologico neoplastico. Quindi questi diversi fattori mi hanno fatto propendere per il concetto ippocratico del primum non nocere nella necessità comunque di dover fare qualcosa, perché il tapering steroideo comunque si imponeva e non si poteva solo pensare di osservare clinicamente come andava, ho pensato che le immunoglobuline, sulla base anche delle evidenze che vi ho fatto vedere prima, potessero essere una buona soluzione perlomeno temporanea. Ora, a distanza ormai di un mese e mezzo, due mesi, il paziente continua le sue immunoglobuline endovenose allo stesso dosaggio mensilmente ed è come terapia sotto un inibitore della tirosina chinasi. Dal punto di vista flogistico è stabile, la flogosi è sostanzialmente negativa, bisognerà naturalmente rivalutarlo per quanto riguarda la progressione di malattia e quello bisognerà aspettare qualche mese. Grazie, ho concluso.